Benvenuta a tutta e a tutti sul canale. In questo video vi voglio parlare di un prodottino per il make up della quale non vi ho ancora parlato, ma che ho in casa ormai già da tantissimo tempo e della quale sono molto molto contenta, molto molto soddisfatta. Più che sì, ho detto giusto, un accessorio per il make up. Mi scuso per la faccia terribile che ho, a parte che mi è andato via il trucco, la base che faccio con cipria, tare, blush. Comunque sono stata fuori tutto il giorno e sono devastata. Poi ho qualche piccolo sfogo, non so come mai, di brigoline, che vabbè, comunque pazienza, siamo verso il fine settimana e vai. Nulla, tornando al video, vi volevo parlare della mia beauty blender di H&M, perché sono veramente perdonatemi, soddisfatta dell'acquisto. Sono molto soddisfatta dell'acquisto perché l'avevo pagata, mi sembra, 2,90 euro, e mi piace perché io la trovo veramente, lo trovo uno strumento make up molto molto funzionale, molto molto performante. Non è la beauty blender originale, ma è fantastica. Innanzitutto io, la vedete sporca, in realtà l'ho lavata, ma dopo un po', poi comunque il colore tende un pochino a rimanere impregnato nella spugna. La utilizzo o con il fondotinta, raramente quando lo uso, per andarlo a distribuire da questa parte appunto in maniera omogenea, picchiettandolo, poi penetra bene nella pelle, quindi comunque dura anche più a lungo. E la stessa cosa faccio con la cipria. Io quando uso la cipria tutti i giorni, per farla durare più a lungo, la vado a prendere con il fondo della beauty blender e la vado proprio a tamponare, così, perché andandola a tamponare rimane più fissata sulla pelle, più fissata sul viso, e quindi vi dura molto molto di più rispetto che l'applicazione tradizionale con un pennello. E quindi secondo me è veramente molto molto utile per questo. Quindi sia fondotinta che cipria, qualsiasi cosa voi applichiate con la beauty blender dura molto di più, soprattutto se applicata con la beauty blender umida. Ora, io in realtà la cipria la utilizzo con la beauty blender asciutta, perché a cipria il fondotinta inumidisco comunque sempre un pochino la beauty blender. Mi piace tantissimo la forma di questa beauty blender, perché anche con quella tradizionale a goccia si riesce a fare, ma con questa mi trovo molto molto bene per utilizzare questa puntina appunto per andare ad applicare quando lo metto il correttore, perché appunto riesco a stenderlo bene in questo modo, ancora più che con il pennello, e anche bene negli angolini. Insomma, mi è molto comoda anche per il singolo brufolino. Comunque veramente si riesce a utilizzare in maniera fantastica, veramente molto ottimale. Mi piace un sacco, appunto l'ho pagata 2,90 euro, c'era di colorazione, mi sembra così, lilla, rosa e Tiffany. Io ho preso questa, ne ho presa una a caso, anche perché appunto volevo provare la beauty blender. Quando l'ho acquistata era molto più sottile, poi ogni volta che voi andate a lavarla si gonfia, diventa molto più gonfia, poi si restringe, e anche se comunque un pochino rispetto a quando l'ho acquistata è leggermente ingrassata, ma vi ripeto, mi piace tantissimo. Proprio l'applicazione è fantastica con la beauty blender, così sia del fondotinta che della cipria che anche del correttore. E appunto, che dire, mi piace, ve la consiglio anche perché per chi come me ha voluto o voluto e quindi vuole anche tra di voi approcciarsi all'utilizzo di una beauty blender, consiglio questa, perché appunto costa pochissimo, 2,90 euro, 2,99 euro, non mi ricordo di preciso, comunque sotto le 3 euro. E quindi prima di comprare eventualmente la beauty blender originale da Sephora, che costa non mi ricordo se 16 o 19 euro, potete provare una low cost come questa di H&M per vedere come vi trovate e se vi piace utilizzarla, perché al massimo avete speso neanche 3 euro e va bene così. Quindi ve la consiglio io, infatti ho fatto così, e ora, dato che mi trovo bene, probabilmente comprerò anche la beauty blender originale nel formato però cuccia. Ora vediamo un po', perché comunque queste low cost vanno benissimo e alla fine magari 16 euro li spendo in altro. Comunque vediamo, questa veramente mi trovo benissimo, è stra stra consigliata. Vi ho spiegato come l'utilizzo, ogni volta che la utilizzo poi la lavo con acqua tiepida e sapone neutro, appunto perché essendo una spugnetta va sempre lavata, anche i pennelli, però la spugnetta con maggior diciamo con maggior frequenza, appunto perché tende a trattenere di più i batteri, quindi è un consiglio lavarla ogni volta che la utilizzate. E
E nulla, spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Io come al solito vi ricordo, se non siete iscritto o iscritti, di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e mettere un bel like al video, sia per supportare il video che supportare il canale. E nulla, io vi saluto, vi mando un grosso abbraccio, un grosso bacione e al prossimo video. Ciao!